Ci sono? Da telefono va. Aspettate che cancello un po' di live di merda che ho avviato. Adesso non ho neanche particolarmente tanta batteria sul telefono, quindi vabbè, va così. Perdonatemi. Ho 450 di ping. No, guarda, Karim, è una merda, perché anche ieri sera abbiamo avuto questo problema. Anche stasera, ovviamente, anche stasera stesso problema. Ieri sera quantomeno l'abbiamo portata avanti, finché abbiamo potuto l'abbiamo portata avanti. Stasera è drammatica, gli ho detto, cioè io cos'è, non posso lavorare stasera. Mi ha detto, guarderanno domani mattina. Guardate domani mattina, ma che cazzo vuol dire intanto? Perché per loro non ci sono problemi sulla linea. Allora, non ti abbattere, non è colpa tua, io mi rendo conto che non è colpa mia. Però adesso, senza fare per forza sempre i soliti discorsi monetari e non monetari, uno deve andare al lavoro e non può andare al lavoro. Ok? Perché l'autobus o il mezzo che doveva prendere non è passato. Lì magari c'è qualche tipo di indennità, io lo piglio nel culo e basta. Cioè, che discorso del cavolo. Esatto, Karim, esatto. Cioè, anche se non è colpa mia, comunque lo sto prendendo nel culo io. Che poi c'ho 478 di ping, però in download fa 41 mega, in upload 10. Ma random, eh? Random da ieri sera sto problema qua. Grazie a tutti, ragazzi, per le salve e le salve. Purtroppo adesso devo guardare da qui. Sugiri, Degrado, Gurzo, Bagai, Metal... Metalhead di Target Davide. Ah, anche Red di Termos, che immagino ormai si sia perso nell'etere. Esatto, non è colpa mia, ma quello che ne paga le conseguenze sono io. Bella merda. Problemi con i cavi dentro casa tua? È tosta se è così, eh. Ma poi scusami, solamente la sera? Sono andato bene tutta oggi, la sera va male? Mi sembra strano che siano i cavi dentro casa mia, devo dire. Sì, esatto. Anche perché prima sono entrato su Discord, sentivo laggare Karim. Adesso lui non mi sentiva laggare, però gli sentivo laggare. Sono entrato su Discord sempre, non ci sono mai stati questi problemi. Che poi, cazzo, come si è rovinato? Scusate se era quella telecamera. Come cazzo si può essere rovinato il cavo? È probabile sovraccarico serale, sì. Fortunatamente mi ha scritto un altro provider dicendomi che forse mettono finalmente la cazzo di fibra, sarebbe la cazzo di ora. No, no, ma infatti Gabriel, il 4010 è più che accettabile per fare la live. Sono i 478 di ping inaccettabili. di ping è troppo, e infatti credo che Twitch non mi permettesse neanche più di ricollegarmi dalla connessione, perché dicevo, oh, che cazzo fai, scemo? Io adesso sto usando l'app di Twitch, tra l'altro non so neanche a che qualità sto streamando, non credo neanche di poterla scegliere questa cosa qui, quindi quello che è mi spiace. Io mi vedo bene, però non so quanto sto andando bene. 529 di ping, attenzione, chi offre di più? Grazie Elena per la sub, Lungo Mario che ha la sub a Fraras e Hotpot per i 9 mesi. 272p, perfetto, perfetto. Che vi devo dire?
A questo punto io non so se domani faremo la live dei sub, perché dovrebbe essere domani pomeriggio alle 5. Se si è ridotti così, visto che lì sono anche davanti a fuochi e coltelli, sarebbe il caso di evitare. Anche qualche vicino a questo problema, non lo so, anche perché in realtà, guarda, Rubinetto, è un problema che tu non percepisci se non fai quello che faccio io, perché comunque c'hai 40 mega in download. Se tu hai del ping alto, a meno che non fai delle conversazioni online o cerchi di streamare, non te ne rendi conto. Grazie Alex per i 9 mesi. Cioè, se non ti metti a giocare, sono cose che tu non puoi notare. Quindi posso anche chiedermi, dire no, ma va tutto bene. Al massimo richiede farmi uno speed test. Durante il giorno va tutto bene, sì. Esatto, ma anche guardando cose in streaming, la mia signora prima si è allenata e non ha avuto problemi. Anzi, pensavo fosse lei che ho detto, cazzo, quanto ciuccia sta Apple TV. Che mi impedisce di avere una banda solida, e invece non regge il carico serale, ma da ieri però, da ieri. Non ho capito usare le schedine internet, però che posso dire che mi sono stancato, eh? Mi sono veramente stancato. Cazzo, grazie a Bohemian per i 7 mesi e Gorna Girl. Hai ragione, gatto, ma sul col morale. Hai detto niente. È grave questa cosa qui. Per noi streamer, è una roba grave questa qua. Che è successo? Non va la rete. Perché Starlink non lo puoi provare Polipo, devi spendere 500 euro e poi 100 euro al mese per una roba che va come un ADSL. Cioè, mi sembra un po' una stronzata. Adesso sono in 4G. Ci ho provato a usare il telefono come router prima, non andava. A me diceva che stava andando, però poi non perveniva nulla. La VPN non cambiava il ping. Guarda, proviamo. Mi collego alla VPN, ma non penso che cambi la cosa. Ma è cambiare il DNS adesso, ragazzi, però capisco tutto, però minchia. Sì, Starlink va bene per chi ha zero connessione. Ho 416 con la VPN. Ho il contratto business, certo. Tanto non poteva andare male domenica, no? Domenica mattina che non c'ero. Grazie Alex per i 44 mesi. Allora, problema è rete d'accesso non c'entra Twitch. No, beh, Twitch non c'entra niente. Beh, ho problemi miei, non c'entra niente Twitch. Problema di Vodafone. Grazie Giugio. Esatto, il problema è che allora io spero che domani mattina vada come stamattina, che tra l'altro vi ricordo che stamattina c'è stato un momento, e continuo a guardare la cam, stamattina c'è stato un momento in cui la connessione è morta, è durato quanto? 10 secondi, ma la connessione è completamente morta stamattina, mi ha scollegato dal server, mi ha scollegato dalla live, cioè anche quella cosa lì è merda. Ma
Magari fosse così cold. Ma io lo chiedo anche il rimborso per il disservizio, però sono tipo 20 euro al giorno, ma che cazzo me ne faccio io di 20 euro? Grazie Dottor Xix per 53 mesi. Cioè, boh. No, non sono cose che succedono, non sono d'accordo. Perché se fossero cose che succedono, telefono, mi trovi il problema, mi dai una soluzione, ti scusi e mi richiami avendo trovato il problema. Ho chiamato, loro mi hanno fatto staccare, tra l'altro, dal coso, l'Ethernet, dal router. No, fai così perché hai troppa roba attaccata, sarà quello. Pazienza, qualche giorno si risolve, ma perdonami, ma che discorso è? No, non è vero, pazienza, qualche giorno si risolve. Cioè, scusami, ripeto, io faccio questo di lavoro. Se uno rimane a piedi, non può andare al lavoro perché non ha la macchina, perché gli è esploso, cosa fa? Dice al capo, pazienza, qualche giorno e poi tornerò al lavoro? Ma a me non me ne frega niente che chiamino le 20.000 persone. Io pago un servizio business per avere anche un servizio business, appunto. Avessi l'abbonamento consumer, cioè quello base, pagassi 10 euro al mese, vabbè, chi se ne frega. Io non lo sto usando per divertirmi, cioè anche. Però lo sto usando per lavoro. Cioè io sto pagando un servizio per lavoro. No, ma non è che non era bravo l'operatore, ha chiamato il tecnico e che devono chiamare il tecnico di livello 3 e il tecnico di livello 3 a sta ora non ti caga. Conciglia web è stata completamente inutile. Ho ricavato, ve lo avevo detto, dal problema che c'è stato a, cos'era, dicembre scorso, sono rimasto 15 giorni senza connessione. E mi hanno dato la bellissima cifra di 145 euro come rimborso. Fanno il cazzo che gli pare e se la giocano come cazzo gli pare. Cambiare operatore non serve a niente perché comunque la Vodafone è quella che ha la connessione migliore. È più fico, scimo. Non importa se sei cliente business o normale, se paghi 10 o 100, se io ti pago un servizio pretendo che il servizio sia efficiente. Sono d'accordo, però a maggior ragione, visto che sto pagando un servizio business, quindi più degli altri, dovrei avere più degli altri. Perché sto pagando di più, non perché sono più bello. Grazie, Mugo, ci mancherebbe. Ma guarda Ale, non ti so dire. Il discorso partnership è proprio una roba a parte. Magari c'è un occhio di riguardo in più, però qui stiamo parlando del comparto tecnico. Se io ho una partnership con qualcuno, non è che funziona tutto per forza. Tra l'altro domani sera io dovrei fare la live di GeForce Now. Ma non è che io ho cocorito, sono cose randomiche, però quando succede, succede. Se in equipo è fisico, magari tecnico online neanche vede il problema. No, ma infatti domani c'è qualcuno che con calma va alla cabina a vedere cosa succede. No, non è il modem, ragazzi, è un problema che succede solo adesso, probabilmente c'è un sovraccarico sulla linea, adesso lo faranno loro.
Sì, Mario, perdonami, l'ho letta. Appena riesco rispondo. No, ma capisco Ale, però non lo so, non saprei dirti. Ma Vodafone mi ha chiamato stasera, guarda, io non ho visto un cacchio. Su Down Detector neanche me lo trovo più Vodafone. Che poi, tra l'altro, solo ieri sera e oggi c'è questo problema, perché fino ad oggi zero problemi. Non ce ne sono proprio stati. Grazie, Mixcall. Ci proviamo. Grazie mille, davvero. Teniamo duro, so che teniamo duro, però è pesante. È veramente pesante. Grazie Stickhouse per i 42 mesi. Grazie Sono rimasto offline 16 ore per dei lavori in zona fasto e ben messa a terra la linea e la fibra. Vabbè, quello lì ci può stare, però ti hanno dato la fibra poi. Grazie Eren per i 29 mesi. Niente, sono senza internet. E grazie anche a Lisa per la sub. C'è la Champions in streaming. Anche ieri c'era. Giustificherebbe il motivo per cui è tutto puttane. Ah, beh, che sfiga. Sono con Vodafone. Ieri sera e stasera, in effetti, c'era la Champions. Sapete che potrebbe essere tranquillamente quello? La Champions giustifica la rete down. Beh, considera che se è una roba che è in streaming, è una cosa che tutti utilizzano. Che poi la rete, ripeto, ce l'ho, è il ping che è a cannone. E infatti, allora, ieri c'era, avevo meno problemi, stasera ne ho di più. È normale perché se tu metti in streaming il pallone, anche chi non usa mai internet lo usa. Non lo sapevo, è assolutamente plausibile. A che ora finisce la partita? Non dovrebbe succedere, purtroppo col misto rame succede, perché ci condividiamo l'ultima parte di connessione. Alle 11, no, non ho modo di vedere in questo momento. Lucine, siamo a 37, auguri, si vuole bene, altrettanto, grazie. In lockdown andavo più lento perché erano tutti in linea. Esatto. Durante il lockdown era esattamente uguale la cosa. Ciao Yuri, la Juve ieri era in chiaro. Non lo so, adesso non so se magari c'era comunque DAZN anche ieri sera che ti faceva vedere qualcosa. Magari c'era già comunque qualcuno che ieri sera guardava in streaming, se è possibile. Oh, è da ieri che c'ho problemi. Grazie Marione. Facciamoci compagnia, che ti devo dire. Il Milan è su Prime Video stasera, quindi probabilmente stasera maggior ragione. Forse i miei vicini. Di più. Domani c'è la UEFA. Wow. Quindi una serata di Champions sarà un inferno, io mi auguro di no. Adesso spero di riuscire a risolvere con un nuovo provider. Mi costerà un boato di soldi, però lo accetto pur di riuscire ad avere una connessione.
Certo che condivido la linea con i vicini, è il misto rame, ragazzi, è normale. Come mai misto rame e non fibra pura? Perché Open Fiber a quanto pare è gestita da teste di cazzo. Siete qui. Io non ho idea. Ho cercato di contattarli più volte, quelli di Open Fiber mi hanno sempre balzato. Ehi, sempre ignorato bellamente. Hanno cestinato qualunque cosa gli chiedessi. Mi sono offerto io stesso di pagare di tasca mia quei 5 metri di cavo che servono a collegare il pozzo a casa nostra. Noi non accettiamo soldi dai privati. Ho capito. Quando lo fate il lavoro? Adesso. Nitro, grazie mille. Tanti auguri alla sua signora. Un cavo di fibra abusivo, guarda, tra poco mi metto d'accordo col vicino. Grazie Matt per la sub. Tanto alla fine viaggiano tutti su Team, purtroppo. Vodafone dà più di Team, incredibilmente, questa cosa io non so come mai. Vodafone anche Fastweb, forse. No, non è vero, Fastweb fa ancora meno di Vodafone, perché è il civico nuovo, non lo vedono proprio, non sanno che esiste questo civico. Noi stessa storia, Open Fiber ha cablato dopo 4 mesi perché ha avuto pressioni da altri inquilini che sono dipendenti di Fastweb. E noi le pressioni gliele stiamo facendo, però se non ci rispondono, non ci rispondono. Non gliene frega niente. Ragazzi, non c'è bisogno di fare gli scavi, c'è già il buco, c'è già. La casa è predisposta per raggiungere il cavo fibra. Qui, fuori di casa, c'è il pozzetto con scritto Open Fiber. Cioè io esco di casa, ci inciampo. Gabriel l'ha visto, è lì, è già tutto pronto. Non c'è bisogno di fare scavi né niente, basta mettere la cassettina e il cavo. Cioè è semplicemente una stronzata. Il problema qual è? Che io posso telefonare a Vodafone quante volte voglio, però mi risponde sempre il povero Cristo del centralino, con cui mi lamento, che mi dice, mando, e cosa fa? Non è che telefona Open Fiber, lui manda una cazzo di mail, o un ticket, quello che è, Open Fiber lo vede e dice, vabbè, chi se ne incula. Io non posso contattare direttamente Open Fiber per spiegargli la situazione, perché attualmente è semplicemente una situazione burocratica. Perché la possibilità di farlo c'è, è tutto predisposto. No, ma il povero Cristo che mi risponde al telefono cosa può fare? Chi è il grosso inverno? No, beh, adesso non cambio. In teoria c'è un altro provider, uno più piccolino con cui in teoria sto parlando con il suo, come si chiama, referente. Mi ha detto che forse le cose si stanno muovendo, che Open Fiber è lenta, ma forse dovrebbero avere il via libera per allacciare la linea. Però
Preghiamo, che dobbiamo fare? Costerà, perché costerà più di quello che pago adesso, ma guardate, mi sta bene. Cioè, pago anche molto di più al mese, ma almeno riesco a far ripartire tutto. A proposito di spese, mi è arrivata la prima bolletta della corrente. La prima bolletta della corrente e sono... Adesso io non so se siano tanti o pochi, quindi magari mi confronto con voi. Per ottobre, quindi il mese scorso, 139,90 euro. Ho tutto elettrico, sì. Quanti kilowatt? Quanti ne ho utilizzati? 390 kilowatt ho utilizzato. Solo un mese, sì. Ci sono i costi di attivazione? Non penso. O meno, c'è scritto spesa per materia energia 74 euro, spesa per il trasporto, le solite robe 16 euro, altre partite 28 euro, imposte 8 euro. Non so cosa siano le altre partite. No, no, certo, senza gas naturalmente, ho tutto elettrico. Ho anche provato a pompare il riscaldamento un paio di volte, l'ho messo al massimo per capire se funzionava o meno. Sono 390 kW il consumo. Sì, non ho il gas, ragazzi, per forza. Sono arrivato a utilizzare 6 kW, vedi, potenza disponibile 6,6. No, non è vero, scusatemi. Livello massimo di potenza prelavata 4 kW. Ho raggiunto i 4 kW tutti assieme. Grazie Mick per 53 mesi. Io ho 207 kW e 58 euro. Beh, io ho fatto il doppio più o meno, sì, un po' meno del doppio. Anche riscaldamento, acqua e cucina, sì, assolutamente. Il fotovoltaico, se Dio vuole, me lo attivano mese prossimo. Se Dio vuole. Grazie a Zyko Ross per la sub. E adesso non me ne intendo perché non. Grazie Alidan per le 5 sub. Ringraziate tutti. Stavo cercando di capirci qualcosa perché non me ne intendo per niente, devo dire. No, non è ancora attivo il fotovoltaico. Cioè, ho spesa per materia energia F1, F2, F3, non ho la minima idea di che cazzo siano. €8,85 di accise. Beh. Sono le fasce orarie, ok. Non lo so. Esistono ancora le fasce orarie? A quanto pare sì. Poi adesso non so, io attualmente c'ho questo provider di energia qua, non so quale sia, se sia ficcante o meno, devo ancora un attimino vedere. L'abbiamo fatto con loro perché ce l'hanno allacciato semplicemente più velocemente degli altri. Dipende dal contratto, devo un attimino rivedere meglio. Ero curioso di confrontarmi se, giusto perché siamo qua, stiamo parlando del nulla cosmico, magari se c'era qualcun altro con solo elettrico che magari ha fatto intorno ai 300, appunto, 390, 400 kW in un mese, se sapeva dirmi come consumi e costi, come eravamo messi.
Poi per carità, nel momento in cui arriverà anche il fotovoltaico, tutte queste cifre si abbasseranno. Mi ero fatto un cioè, allora, vi faccio un piccolo confronto, perché ho qui le bollette, tra l'altro, dell'Enel, perché le ho mandate all'agente immobiliare. L'Enel invece, che avevo sia gas che elettricità, per 2 mesi, perché sono agosto e settembre, erano 198 euro. Erano 198 euro. Vediamo se mi dice il totale di kilowatt. 463. Tecnicamente però me ne avevano usato più kilowatt lì. Se quello che leggo è corretto, e non credo, non lo so. Perché l'Enel qui non mi sta dicendo invece quanto effettivamente ho consumato. Livello massimo di potenza, ah, ecco qua. Di là avevo 5 kW e il livello massimo che ho raggiunto è 3. Quindi io già nella nuova casa ho utilizzato 1 kW in più rispetto alla vecchia. Perché nella vecchia avevo la possibilità di arrivare a 5, ma al massimo ne ho usati 3. Qui invece ne ho usati 4. E già questo è un cambio importante. Giustamente è tutto elettrico e quindi è normale utilizzarla di più, no? Totale energia attiva kilowattora, però kilowattora mi fa vedere qua. Sono sempre il kilowattora, ok. 794. Cazzo, è il doppio. L'ho pagato uguale, com'è possibile? No, Lollo, ne ho 6. È un po' sbagliato fare il paragone con le vecchie bollette. Negli ultimi mesi tutte. Ah, hai ragione, è vero. È vero che c'è stato l'aumento del 50%, è vero. Ma il riscaldamento probabilmente non si era ancora acceso. Grazie a Raiden, buona sergata, un piacere passare serate con lei anche quando non va una secchia. Confermo, grazie mille. No, è vero che c'è stato l'aumento. Cos'è? Di un 40, del 30, esatto, del 30%. Infatti, se tu togli il 30% a 140, i conti tornano. Eh sì. Eh sì. Anche del 40%. È giusto, è vero. È vero che c'è stato quell'aumento lì. Me ne ero dimenticato dell'aumento delle bollette. Allora tutto torna, devo dire, tutto nella norma. Bella inculata comunque. Appena fatto il cambio. No, no, avete ragione, me ne ero completamente dimenticato di questo fattore qua. C'è anche il canone TV incluso? Sai che non. No, non ce l'ho. Non è segnato. Ma quello non arriva una volta all'anno? Meglio questo gioco economia domestica simulator, o si fa quel che si può. No, allora va bene, 140 euro ci sta, soprattutto perché mi hanno fatto svariate prove. Ripeto, ho messo a cannoni termostati in un paio di situazioni, cosa che non succederà mai più. Dovevamo ancora prenderci la mano. Ok, va bene. Ora nella bolletta della luce dice il mese. Non ce l'ho qui. A meno che non sia altre partite, che sono 28 euro, questi 28 euro misteriosi. Non vi so dire, ragazzi. Facciamo uno speed test, vediamo. Si è migliorata la situazione? Di solito è proprio scritto il nome. No, qui non c'è allora. Non lo so. Altre partite l'attivazione? Non credo, perché l'attivazione l'avevo già pagata prima. 527 di ping.
Wow. Riscaldamento pavimento, ragazzi, io non lo sto esperienziando perché sì, si accende la sera giusto per poco, giusto per dare un piccolo clima in più, ma parliamo di poca roba. Non siamo ancora arrivati al punto in cui fa effettivamente freddo in casa. L'abbiamo messo un po' più pompato la sera sotto. Perché con le grandi vetrate, anche se sono ben coibentate, comunque si sente un po' quest'aria fredda e fa freschino. Però non. Oh, vabbè, sono chiuso in camera naturalmente, però attualmente ci sono 25 gradi qui. Ma che specchiato, ma che merda. Sì, ma infatti sto sudando. Sto sudando in questo momento. Il riscaldamento del pavimento costa meno se rimane sempre acceso, sì, però io l'ho impostato 21 gradi e mezzo. Attualmente in casa ci sono circa, a parte in questa stanza, ci sono circa 22 gradi. Per farlo accendere, tenerlo sempre acceso, io dovrei tenerlo quantomeno a 22 gradi e mezzo, barra 23. Però se io faccio una roba del genere, cioè mi trovi morto, perché ci sono 25 gradi, che è spento, figurati se fosse acceso, che situazione ci sarebbe. Quindi devo tenerlo per forza spento. Quindi sto aspettando che le temperature effettivamente si abbassino, perché lui è impostato a 21 gradi e mezzo. Se la temperatura scende sotto i 21 gradi e mezzo si accende, però se siamo sopra non ha senso neanche che si accenda. Che poi non so neanche quando mai si accenderà perché ci sono 4 gradi adesso, abbiamo toccato il grado, boh, adesso vediamo magari tra dicembre e gennaio, però quasi non avremo bisogno di accenderlo mai. Tu lascialo puntato a 2021, poi lui si accende e si spegne secondo il termostato. È così, è così. È così. Però il termostato non è mai sceso sotto i 22 gradi. Imbre, sono 7, mi spiace per l'inconveniente, non si preoccupi. Grazie mille. Gli infissi buoni fanno tantissimo, ma veramente tantissimo, confermo. Ma infatti sono contentissimo, non ho nulla da dire su sta casa. Il problema qual è? Che io sto in pantaloni corti in casa, poi esco fuori, perché mi è capitato anche ieri che vado ad annaffiare le piante in giardino. C'è una bella giornata di sole, io sono in pantaloncini corti, manica corta, esco. C'è un'escursione termica, passo da 23 gradi a 2. Merda, merda. Come quelli che si tuffano dentro le pozze scavate nel ghiaccio per rinvigorire i muscoli. Ecco, io sono quello la mattina. Grazie a Black Cloud per i 43 mesi. Poi subito al bagno, esatto, perché rafforza la mente e il corpo e soprattutto la diarrea. Ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo domani mattina, pregando che vada tutto bene, vi farò sapere per la live dei sub perché mi piacerebbe farla domani pomeriggio alle 5. Live di cucina, quindi niente, sarà in wifi tra l'altro. Anzi, quasi quasi mi compro un cavo Ethernet. Fammelo comprare. Cosa prendo? Una decina di metri di Ethernet, vediamo. Per sicurezza. Questi sono 5, me ne serve almeno il doppio, sì, 10 metri. C'è da 10 metri? 2 metri, no. Vediamo. Mettiamo internet. 10 metri.
Piatto. Ma perché quello piatto? Mi fa cagare quello piatto. Cazzo, arriva venerdì. Perché è tardi, effettivamente. Non c'è niente che arriva domani? Vediamo. Vediamo il prime. Ci dovevo pensare prima. Arriva tutto venerdì, mannaggia. Vabbè. Grazie Pacciani per i 3 mesi. Negozio, sì, ma mi pelano cazzo il negozio. Cioè, considera che su Amazon sono 10 euro. 13 euro al massimo. E vado in negozio e chiedo 10 metri di cavo Ethernet e mi sparano. Gli ho dato... Allora, ho preso una bella botta quando ho comprato questo qui da 5 metri, gliene ho dati 30 se non sbaglio, 30 o 40. 30 mi pare. Però mi serviva, dovevo per forza collegare il PC, altrimenti non avrei streamato quella sera lì. Sì. Però era l'unica. Era l'unica che... per streamare quella sera lì. Che categoria è? È Gigabit, per l'amor di Dio. Non so dirti altro perché non mi ricordo altro, Gabriel. Quello e 50, gli ho dato 50 del cavo HDMI 2.1. Di quello gli ho dati 50. Gli ho sganciato 80 euro quella sera lì. Però ero a pezzi e avevamo appena finito di costruire tutto. Tanto vi faccio fare magari un mini, tanto per il poco che riuscite a vedere. Dove siete? Qua. Ecco qua, mini tour, eccolo lì. Perché il router è qui, ve lo svelo. Il router è nascosto dietro il glitch. Poi dopo si infilano tutti i cavi lì dentro e c'è il cavo Ethernet e il cavo HDMI delle console che passa qui sotto per poi andare in mezzo al groviglio di Spider-Man. Eccolo là. E vabbè, qui il cavo ce n'è uno solo, lo switcho tra appunto Switch e Play 5, anche se la Play 5 è lì morta, è bruttissima tra l'altro da vedere, e basta. Guardate qui che bello, guardate che bello. Sistemali. Devo rifare un attimino il cable management. Il problema è che sono tutti cavi che vengono utilizzati e sono tirati. Va bene. Vi saluto, belli. È stato un piacere. Mi spiace per questi problemi. Io e la mia ghirlanda. Vi salutiamo. Guardate che belle luci, tra l'altro. Io e la mia ghirlanda vi salutiamo. Il gruppo di continuità non l'ho ancora preso, Gabriel, perché non è disponibile su Amazon. Vado. Che vita. Grazie, belli. Una bella chiacchierata. Ciao.